A tutti nel nome del Signore, Signore ci benedica, amen. Tutti quanti, vogliamo chiamare fratello Luca? Fratello benedico Luca? Amen. Alleluia. Oh Signore, ancora Signore, ti ringrazio che c'è ancora curando, Signore, ancora di fronte al tuo aspetto, Signore. Ancora Signore, ti aiuto a benedire tutti i fratelli di qui, Signore, ancora i fratelli sparsi per il mondo, Signore. Ancora Signore. Ti ringraziamo per la vita che tu ci doni, Signore. Ancora, Signore, ti chiediamo di perdonarci per ogni peccato che ancora noi commettiamo, Signore. Ancora, Signore, che tu ci possa aiutare per davvero a andare sulla retta via, Signore. Ancora noi, Signore, mettiamo davanti a te tutte le nostre infirmità, Signore. Ancora, Signore, mettiamo davanti a te tutti i nostri problemi, Signore, che tu ci possa aiutare, Signore. Ancora, Signore, che tu ci possa aiutare a superare ogni prova, Signore. Ancora, Signore, ti so davvero che se c'è qualche fratello spesso per il mondo, Signore, che ancora non ti conosce, Signore, che tu lo possa far venire a te, Signore. Perché ormai, Signore, il tempo è vicino, Signore. Ancora, Signore, ti chiedo di benedire questa domenica, Signore. Ancora la predica del fratello Enzo, Signore. E ancora mettiamo ogni cosa nelle tue mani. Nel tuo santo nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Il numero 89. Rivelasti i tuoi tesori. O Signore dei Signori, rendiamo che partecipi c'è fatto ci benedica. La scorsa domenica il fratello Enzo ha parlato del conto alla rovescia, predicazione del fratello Branham del 1962. Il passo è Ebrei capitolo 11 versetto 3. Per fede comprendiamo che i mondi sono formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. La creazione viene dall'invisibile. Prima vi era il nulla, poi apparve il creato. Pianeti, satelliti, stelle sono stati posti nel cielo quali segni e per scandire i giorni, le stagioni e gli anni. Nel principio Dio creò i cieli e la terra, poi separò la luce dalle tenebre, poi separò le acque dal cielo e le acque della terra e apparve l'asciutto. La terra produsse vegetazione secondo la specie. Poi Dio creò gli animali, di cielo, di terra e di acqua. Infine creò l'uomo, a sua immagine, come anima vivente. Era eterno. Fu la massima espressione di Dio. Era il sesto giorno.
Il settimo giorno Dio si riposò. Il peccato fece subentrare la morte. L'uomo dovette lavorare per sopravvivere, evolvendo ogni mezzo a disposizione. Così, dopo la caduta, ha dovuto evolvere il suo spirito. La perfezione è stata raggiunta con Gesù Cristo. Dio si fece uomo per riportarlo alla condizione iniziale. Ogni cosa deve ritornare all'origine per riottenere la vita eterna. Amen. Fratello Joshua. La giustificazione e la santificazione sono il fondamento della rinascita della Chiesa, ma lo Spirito Santo, che è la parola rivelata, ti fa varcare i cieli. Amen. Amen. Fratello Luca. Or, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, che così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza, ed egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte. Per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch fu rapito, perché non vedesse la morte. Egli non fu più trovato, perché Dio lo voleva portare via. Finiamo con una preghiera. Padre Celeste, Signore, ancora grazie per questo giorno, Signore, che tu ci dai l'opportunità di stare qui con te, Signore, ad ascoltare il culto, Signore, che ha preparato il fratello Enzo, Signore. Ancora, Signore, metto nelle tue mani, Signore, i fratelli presenti, Signore, ancora per gli assenti, Signore. Ancora, Signore, aiutici nei prossimi giorni, Signore, con il lavoro, Signore. Ancora, Signore, perdona ogni peccato che noi commettiamo, Signore. Ancora, Signore, benedici le nostre preghiere, Signore, ancora per i cantici, Signore. E ancora, Signore, aiuta tutti i fratelli che sono sparsi in tutto il mondo, Signore. Ancora, se c'è qualche fratello, Signore, che sta male, Signore, aiutalo tu, Signore. Ancora, Signore, grazie di tutto, Signore. Ancora grazie per la vita che tu ci doni ogni giorno, Signore. Ancora grazie, Signore. Ancora grazie per il rapimento, Signore. Questo grande avvenimento, Signore, che sta per accadere, Signore. Ancora, Signore, aiutaci, Signore, nei prossimi giorni, Signore, a non distaccarci da te, Signore. Ancora aumenta la nostra fede, Signore. Non ci abbandonare, Signore. Ancora, Signore, grazie per la parola, Signore. E grazie che hai rivelato tutti i tuoi misteri, Signore. Grazie ai tuoi messaggeri, ai tuoi profeti, Signore. Ancora grazie di tutto, Signore. Ogni cosa le chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Il Signore ci benedica, fratello Luca. Il numero 5. Oh, no.
Che noi tutti stiamo assistendo a quello che sta avvenendo in questi giorni in Europa, e siamo tutti, stiamo vedendo effettivamente che ormai non resta che la seconda venuta per questo mondo, fratelli, per questo caos, per tutto quello che sta accadendo. Noi vediamo oggi che l'unica cosa che può e che è rimasta a questa civiltà non è altro che la seconda venuta del Signore. Amen. Quindi ancoriamoci ancora di più a questo, e io per oggi voglio affrontare una predicazione del profeta, lasciando quello che stiamo facendo in queste settimane sull'epoca astronautica, che la faremo la prossima settimana, perché mi voglio adeguare, diciamo, a quelli che sono gli eventi. A parte che questa settimana, non so quanto l'hanno visto nei giornali, che la Hubble, il telescopio Hubble, ha fatto di nuovo una foto delle nebulose dell'Aquila, ne parleremo la prossima settimana, chiamandoli i pilastri della creazione. Poi vi spiegherò che cos'è la nebulosa. Le nebulose sono dei gas, no? Che praticamente hanno una forma particolare nel cielo, e in questa forma, chiamata nebulosa dell'Aquila, che si trova nel 13° segno della costellazione dell'Ofiuco, tra lo Scorpione e i Pesci, mi sembra, che dovrebbe essere verso di là, c'è questo Ofiuco, quest'uomo che tiene nella mitologia il serpente, no? La testa e i piedi. Ed è un simbolo di Cristo, noi sappiamo, che è colui che detiene ogni cosa. Amen. E poi è al centro, perché sappiamo che nella Bibbia Cristo è al centro. I cieli narrano la gloria di Dio e la distesa annunzia, dice, l'opera delle sue mani. E nel segno dello Scorpione è stato, diciamo, un pochettino più in alto, è stato fotografato questa nebulosa, la quale su questi tre pilastri poggia l'immagine di questa aquila, come se si è messa in una roccia, no? Fu scattata la prima foto nell'85. Ed è forte per noi questo, perché la stessa immagine è la stessa immagine su cui andavo a pregare il profeta lì sui monti dell'Arizona. È perfetta, è perfettamente la stessa immagine. Dio ha fatto in modo che quel segno venisse anche esposto nel cielo, e viene chiamate i tre pilastri della creazione. È stata battezzata. A me, speriamo che ci sono tre fasi, e su questi tre pilastri poggia quest'aquila, perché su tutto poggia poi la rivelazione di Dio che segna la fine di ogni cosa. Quindi questo, e poi c'era questo, quello che noi stiamo vedendo oggi, quello che sta accadendo in Francia, che boh, forse non sappiamo se è un altro 11 settembre, non lo so, perché tante cose, c'è un comando di questo tipo organizzato in questo modo, alla fine perdono i documenti, possiamo dire che è già una storia vista, no? Quando le Torri Gemelle sono cadute giù, l'unica cosa che hanno trovato in mezzo a tutti quei rottami erano i passaporti intatti dei dirottatori. Capisci? Cioè, tutto in quel caos, e qui è la stessa cosa. Dopo queste morti che ci sono state, l'unica cosa che si è trovata, diciamo, questo gruppo specializzato di comando ha dimenticato per strada, ha perso i documenti, no? Quindi tutto lascia pensare, tutto lascia preagire, ma è storia fatta. E quindi che cosa vediamo? Vediamo che c'è un nuovo ordine mondiale, ne parlano sempre. Già noi ne parlavamo 10 anni fa, già molti ne parlavano ancora prima, e oggi ne parlano con spudoratezza i capi di Stato. O l'altra volta c'era Obama, nuovo ordine mondiale, in televisione nuovo ordine mondiale. Praticamente si sta creando un superstato in cui, attraverso la tensione che ci sarà ora, metteranno una superpolizia, tutto quello. C'è, ormai ci stanno togliendo tutto, fratello. Ci stanno togliendo tutto, la libertà di esprimerci, ogni tipo di libertà. Sappiamo, però la cosa strana è che, per esempio, i media parlano di due tipi di Islam.
l'Islam moderato e l'Islam, questo che usano loro. Ma andando a leggere uno sguardo sull'Islam, sono libri che noi abbiamo anche qua quando avevamo l'associazione, dice che l'Islam poggia su tre pilastri. La prima è l'essenza assoluta, che è l'Islam stesso, l'essenza di ogni materia. Maometto insegnava questo. Il secondo è la preghiera. L'altro pilastro è andare almeno una volta nella vita a visitare la Mecca, un luogo di culto sacro. Il quarto, che completa diciamo, il cammino dell'Islam, è la jihad, la guerra santa. Cioè, parlare di Islam moderato non è assolutamente errato, perché l'Islam è questo: uccidere chiunque si interpone contro la religione islamica. Infatti, uno dei pilastri che loro parlano qua dice questo, dice: non può esistere uno Stato di Israele nel vicino Oriente. L'Islam non accetta mai che uno Stato sia messo là nel loro continente, dice, no? E infatti l'Islam non accetta una presenza sovrana non musulmana di quello che viene considerato il suo territorio. E questa è la ragione per cui qualsiasi accordo di pace in questa parte del mondo non può essere mai un accordo accettato, ma solo temporaneo, dice. Nessuno può dunque prevedere tutte le conseguenze ideologiche, politiche, sociali, economiche e militari che una tale guerra avrebbe e porterebbe a livello mondiale. Comunque, tutto. Gorbaciov ha parlato 2 giorni fa dicendo: se ancora si continua in Ucraina a fare quello che si fa, una guerra atomica è inevitabile. Quindi, come diceva uno, infatti era scritto questo, una coincidenza, dice, è una coincidenza. Due coincidenze sono due coincidenze. Ma dice, ma tre coincidenze è una prova. Noi abbiamo avuto un profeta che ha detto: attenta alla Russia, tiene l'occhio sulle del nord. Abbiamo avuto un papa attuale che ha detto: siamo in una terza guerra mondiale. Abbiamo ancora queste capi di Stato che dicono una guerra atomica è inevitabile. Fratelli, questi sono messaggi che noi riceviamo e che la sposa capisce che il tempo ormai è vicino. Siamo in una nuova fase, la fase in cui la Chiesa prenderà il volo, la fase in cui la Chiesa astronautica deve lasciare questo mondo. E il diavolo, fratelli, si scaglierà nelle nostre vite più che mai in questo tempo, perché lui vuole a noi scoraggiarci. E il profeta ora lo dice, ecco perché io ho voluto prendere oggi, infatti, questa predica, l'influenza di un uomo su un altro. Dove il fratello Brano fa capire qua, dice perché questa gente commette queste cose? Perché è influenzata. Ci sono influenze ideologiche, ci sono influenze di religione. Fratello Brano dice, tutto è uno spirito. Amen. C'è lo spirito tedesco, c'è lo spirito italiano, c'è lo spirito religioso, lo spirito cattolico. C'è lo spirito nazista, comunista, vedete, ogni cosa, c'è lo spirito islamico. E poi c'è lo Spirito Santo, che è quello che governa la Chiesa. Amen. E guardate una cosa, fratelli. Ecco perché Gesù disse: da questo riconosceranno che voi siete miei discepoli. Vero, il fratello Brano dice: io credevo che il vero discepolo si riconoscesse dall'amore. Ma invece il fratello Brano poi dice, poi il Signore mi corresse, dice che l'evidenza dell'essere battezzato dallo Spirito Santo è quando egli ha la capacità di poter ascoltare il messaggio del proprio tempo. Quella è l'evidenza. Ma quando lui dice, da questo osserveranno che voi siete miei discepoli, quella è la massa che guarda a noi. Amen. Non è un uomo del mondo che può dire, ah, chi stai battezzato di Spirito Santo, quando non sa neanche qualcosa dello Spirito Santo. Allora, quella è la massa. Il mondo di fuori si vede, e in te vede un qualcosa che è prodotto dal battesimo dello Spirito Santo, che è l'amore. Quello è il frutto, amore. Capite? Da quello, dice, riconosceranno. Ora, invece lo spirito, l'altro spirito qual è? È omicida, è aggressivo. Le ideologie che cosa hanno portato? A uccidersi gli uno con gli altri. Democrazia, comunismo, nazismo. Ognuno ha cercato di imporre la sua idea. Ma l'uomo è stato creato libero, con un libero arbitrio di poter accettare di dire sì o di dire no ad un'ideologia. Amen. Capite? Ma invece lo Spirito Santo si riconosce dal fatto che chi è un vero credente ha in sé l'amore. Amen. Ora, per esempio, a noi che parlano male, come hanno fatto questo, comunque sono state aggressive, effettivamente, ho letto alcune vignette, sono state aggressive, se la sono cercata. Perché andare a dire il Corano è una cacca, puntine, puntine. C'è qualcosa, io posso accettare, per esempio, una vignetta, l'altra volta c'era una vignetta su Gesù risuscitato, i discepoli, portandolo al tempo moderno,
erano messe con il telefonino che gli facevano la foto, perché oggi sarebbe successa così, no? Beh, oggi ogni cosa facciamo foto riprese. Uno si può accettare anche se un pochettino dentro di te, ma che cosa dice il credente? Padre, perdonale, perché non sanno quello che fanno. Perché nel cristiano c'è sempre il perdono, non c'è quell'accesa di ira, amen. Ora, ecco perché voglio leggere questa predica, influenza di un uomo su un altro uomo. Perché il profeta spiega da cosa siamo influenzati. Se siamo influenzati dallo Spirito Santo, noi saremo come quelle persone che un giorno, quando camminavano con Gesù, dice, Signore, dice, lì hanno commesso questo reato, fai cadere giù quella torre e ammazza tutte. E Gesù si voltò e disse, voi non sapete neanche di quale spirito siete animati. Amen. Non è lo spirito del cristiano. Le guerre di religione, le guerre delle crociate che ci sono state, è quello che disse Gesù. Vi metteranno, vi uccideranno pensando di fare un servizio a Dio. Non è lo Spirito Santo. Dio, Gesù disse, io non sono venuto a condannare, ma sono venuto a salvare. Il giudizio spetta al Signore. Nella seconda venuta sa Lui quello che deve fare. Anche se noi chiamiamo di anticristo il cattolicesimo, non noi che andiamo là dal Papa e ci spariamo dalla finestra. Ma mai e poi mai, noi sappiamo che anticristo vuol dire contro. Noi sappiamo che la scrittura dice non dire padre a nessuno sulla terra, non chiamare padre a nessuno sulla terra. Lui si fa chiamare santo padre. Anticristo vuol dire contro la parola. Amen. Ma non per questo andiamo a fare guerra, a uccidere, a fare, capite? È tutto uno spirito errato. Amen. Fratello Benedetto in questa predica dice, in questa predica, tutti gli uomini ripieni di Spirito Santo verranno perseguitati. Non saranno perseguitatori, ma verranno perseguitati. Amen. Ecco perché abbiamo avuto il bisogno di avere oggi un profeta. Amen. Che venisse. Perché ora le religioni su questo si uniranno. Già, non so, a nord, per esempio, hanno fatto dei sit-in davanti alle moschee per non farle entrare. E questo è il clima che si creerà. Oggi buttiamoli tutti fuori, e questo è il clima che vogliono fare. Tutte queste religioni fuori, vedete, creano il problema e poi lo risolvono. Facendo cosa? Ma ieri un calciatore maomettano ha scritto 12 sono pochi. È stato cacciato dalla squadra e ora gli stanno facendo pure il permesso per mandarlo fuori dall'Italia. Anche se lui si è scusato e così via, però effettivamente ha detto una cosa negativa. Tu devi condannare. La violenza va condannata. Amen. Con tutta la ragione che noi possiamo avere, la violenza va sempre condannata. Sapete che mi disse un fratello? Dice Enzo. Dice un Enzo. Mi disse, dice, mio figlio, ma perché tu credi che oggi Dio non gradisce che uno uccida un empio? Dice, mi sono rabbrividito, dice, la pelle mi si è accaponata. Dice, che cos'è? È l'influenza? Da dove l'ha recepito questo ragazzo, questa idea? È un cristiano. Dall'influenza che ha qualcuno che è superiore a lui. Fratello, non è il messaggio del fratello Branham. Amen. Non è il messaggio, la violenza non ha a che fare con il messaggio che Dio ha oggi portato attraverso quest'uomo. Voglio leggere questo, infatti ho voluto staccare, perché ho visto in quello che è successo, ho visto quello che si muove, veramente. Sono diavoli, fratelli, sono spiriti. E noi ne possiamo essere influenzati. Un momento negativo, un momento di rabbia, quello spirito entra e ti fa fare quello che tu non vorresti fare. Poi lo fai e ti pente. Amen. E poi ti condanna. Un fratello contava questo, no? Un giorno tornava da lavoro e lui ogni volta che mercoledì tornava stanco alle 5, non si fermava con l'autobus sotto casa, ma continuava fino al culto, no? E una voce gli diceva sempre, ma oggi state a casa, state con la famiglia, sei stanco da lavoro, ferma. Un giorno quella voce sempre gli parla, dice, vabbè, oggi è mercoledì, non vado alla riunione di preghiera, no? Appena scesa, dice, dall'autobus, una voce gli disse, e tu sei cristiano? Che non fai, dice, alla riunione di preghiera? Dice, vedi, prima quello spirito gli diceva quella voce, dice, no, state a casa, stai a casa mia. Poi dopo che è sceso, dice, e tu sei cristiano? Lo condanna. Vedi, il diavolo fa questo, prima ti fa commettere il reato e poi ti condanna. Amen. Invece no, fratelli, noi sappiamo, a primo posto di ogni cosa, il profeta dice,
ci deve essere l'amore, perché quello che tiene ogni cosa è l'amore. Un giorno i profeti dissero: o stai con noi o stai con loro, perché noi facciamo un cerchio e ti mettiamo fuori. E lui disse: io ne faccio uno più grande e vi tiro di nuovo tutti dentro. Amen. Perché l'amore del profeta era questo. Quindi noi sappiamo, questo messaggio è l'espressione dell'amore di Dio per il suo popolo. Amen. Che questo messaggio, anche se tu eri, Dio ti perdoni. Noi abbiamo un esempio con il figlio del profeta, Billy Paul. Ma quante volte è errato? E quante volte lui l'ha detto? Cose che ha commesso. Ma Dio ogni volta l'ha ripreso e l'ha ricondotto di nuovo dentro l'ovile. Amen. Questo è l'amore di Dio. Bene, il messaggio ci colpisce, il messaggio ci compunge, il messaggio ci accusa, ma poi tu, quando sai che quella è la verità, lasci, vai ai piedi del Signore, chiedi perdono e rientra di nuovo quella pace fra te e Dio. Questo è, fratello, alleluia. Non che ti condanna, lasci qua e scappi. A me non è per me questa parola, non è vero. Questa parola, se è arrivata nelle tue mani, è per te. Amen. È nostra. È il biglietto d'invito per il rapimento. Amen. Dove ci fa capire che noi non siamo nessuno. Il profeta qua lo dice. Noi non siamo nessuno, ma tutto è Lui. Alleluia. Il Signore ci benedica, fratelli, ci ristori il cuore. Quindi, violenza non fa parte della cosa di Dio per questo tempo. Poi durante ci sarà il millennio, poi ci sarà la venuta del Signore, poi sarà Lui quello che deve fare, fratelli. A noi oggi quello che Dio ci ha chiesto è: amatevi, perché da questo conosceranno, vedi, l'undicesimo comandamento. Amatevi perché da questo conoscerete che siete miei discepoli. Perché? Perché il primo comandamento dice: ama Dio. Ma l'undicesimo comandamento è: ama il tuo fratello. Perché? Perché oggi Dio non è più, ma Dio è nel fratello. Perché lo Spirito Santo è in noi. Amen. E quando tu vedi tuo fratello, vedere Dio espresso in lui. Amen. Questo è, fratello. Poi l'errore carnale ci sta, è così. Il giusto pecca 7 volte al giorno. Amen. Quante volte devo perdonare il mio nemico? 70 volte 7. No, 7 per 7, 41. 70 volte, scrivi 70 volte 7 sulla sabbia, su un quaderno, e poi cerca di contare che numero è. È infinito, fratello. Amen. È un numero infinito. Amen. No, no, no. Allora, la religione di Allah è questa di qua: uccidi il cristiano. No, è questo, il Corano è questo. Allora, ascolta, il Corano, lasciateci da un momento, è questo. Non dice Allah è amore. Uccidi l'infedele. Dice islamizza tutto il mondo. Questo è. Mettere la loro religione, mettere il loro punto di vista su tutte le nazioni. Non è così. Anche con la forza, non è questo. Imporre la tua idea con la forza non fa parte delle cose di Dio. Dio ti mette davanti a una scelta e dice: scegli la vita e vivi, scegli la morte e morirai. Questo. Ok, vogliamo fare un canto con me e poi ci dedichiamo a questa predicazione che veramente è bella. Allora, c'è il numero 29. Il numero 29. Amen. Di vittoria si ode il suono. Di vittoria si ode il suono. Oh,
Per questo, Signore, noi abbiamo riconosciuto, Signore, quello che è stato tutto il tuo progetto sin dall'inizio, sin dalla creazione del mondo, dei mondi, Signore, ancora della creazione di questa terra, di questo mondo, ancora della creazione dell'uomo, Padre. Oh, Signore, veramente noi eravamo eterni, Signore, eravamo a tua immagine, eravamo perfetti come te, Padre. Oh, Signore, ma il peccato, Signore, ci ha chiuso quella via che era la vita, quell'albero della vita che era posto nel giardino dell'Eterno. Oh Padre, tu l'hai restaurato ancora una volta, facendoti uomo come noi, Signore, pagando per noi un caro prezzo con la tua stessa vita. Ha pagato, Signore, con il tuo sangue, Signore, ancora con il tuo dolore, Padre. Oh Signore, veramente, Signore, noi ti chiediamo ancora misericordia, Signore. Signore, vuoi tu lavarci, Signore? Oh Signore, togli, Signore, ogni imperfezione che c'è in noi, Signore. Perché l'obiettivo, Signore, nostro è di ritornare all'eternità, Signore. Perché se siamo venuti dall'eternità, dobbiamo tornare all'eternità, Signore. Oh Padre, veramente, Signore, tu ci hai preconosciuto prima della fondazione del mondo. Oh Signore, hai messo dentro di noi lo Spirito Santo, che è lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere, Signore. Soltanto i tuoi figlioli, Signore, potevano vedere quello che hai fatto in tutti questi anni, Signore, e ancora anche negli ultimi tempi, Signore, che tu hai mandato un profeta, perché tu sei sempre lo stesso, Signore, e perché tu hai parlato sempre attraverso dei profeti, Padre, a correggere il tuo popolo, Signore. E ancora quest'oggi, Signore, tu hai dato una correzione alla tua Chiesa, hai dato una restaurazione alla tua Chiesa, ancora hai dato quel nome, Signore, supremo, Signore, che noi abbiamo preso nel battesimo, Padre. E ancora, Signore, che prendiamo ogni giorno della nostra vita, Signore, fa che non ci possiamo staccare, Signore, da te, Signore, perché quando usciamo fuori da quel recinto, Signore, il nemico ci assale, Signore, e ci fa commettere errori, Signore. Oh, Signore, veramente, Signore, ti preghiamo per la nostra convinzione, Signore, affinché tu ci possa cambiare, Signore. Noi sappiamo che, Padre, tu un giorno cambierai questi corpi, ci risucciderai, Signore, tu risucciderai i morti, Padre, per raggiungerti tu nel cielo, Padre. Oh Padre, veramente, Signore, oggi siamo in piena lotta, Signore, siamo veramente, Signore, nel centro della battaglia, Signore. Amen. Veramente, Signore, fa che il nemico, Signore, non ci possa attaccare, Signore. Fa che tu possa essere il nostro scudo, Signore. Fa veramente che il nostro pensiero sia rivolto sempre a te, Signore, sempre a quello che tu, al sacrificio che tu hai fatto per noi, Signore, a quel dolore che tu hai subito, Signore, sulla croce, o su questa terra, Padre. Oh, Signore, veramente, Signore, ci fai indegni, Signore, ancora, Signore, di essere qui, Padre. Oh, Padre, Signore, ma non è per la nostra opera, Signore, perché a te è piaciuto, Signore, rivelarti a noi, Padre. E veramente, Signore, vediamo che come questa rivelazione, Padre, ci ha dato le ali dell'aquila per raggiungerti su nel cielo, Padre. Sì, Signore, è questo che veramente ci fa uscire fuori dall'orbita terrestre, Signore. Amen. Mentre tutte le regioni rimangono attaccate, Signore, con i piedi a terra, Signore, soltanto la tua sposa prenderà il volo, Padre. Oh, Signore, come fu Enoch, Signore, come fu Elia, e tu stesso, Signore, che hai varcato i cieli, Padre. Un giorno la tua chiesa varcherà i cieli, Padre. Alleluia, per fare festa, Signore. Amen. Perché tu ci stai aspettando, Signore, per fare festa, Signore, per festeggiare le nozze dell'agnello, Signore. Amen. Oh, Signore, per poter tornare ancora su questa terra un giorno, Signore. Amen. Dove veramente la pace, Signore, potrà dimorare, Signore. Amen. E non quello che c'è in questi giorni, Signore, che c'è soltanto guerra, Padre. Amen. Oh Signore, c'è soltanto morte, Signore, c'è solo violenza, Padre. C'è il diavolo che ha i giorni contati e si sta scatenando, Signore, dentro e fuori le nostre case, nella società. Signore, abbi misericordia di noi, Signore. Amen. Oh Signore, vuoi tu benedici, Signore, benedici tutti i presenti, gli assenti, il fratello Enzo che porta la parola, Signore. Che si prodiga, Signore, oh Padre, più di qualsiasi altra persona, Signore, che possa essere qui dentro, Padre. E per questo, Signore, benedicelo, Signore, benedice la sua famiglia, benedice noi le nostre famiglie, Signore. Amen. Ogni cosa la chiediamo nel tuo santo nome, Cristo Gesù. Amen. Alleluia.
Diavolo cerca in tutti i mezzi di metterci fuori combattimento, amen. Ma noi dobbiamo tenere dure, ragazzi. Teniamo duri perché questo è il tempo, potrebbe essere l'anno giusto, fratelli, che il Signore ci porta con sé. E se non sarà quest'anno, saremo ancora più forti e più fiduciosi, amen, del prossimo anno. Volevo dire... Alleluia. Colgo anche l'occasione per salutare i nostri cari fratelli. Amen. Dio vi benedica tutti coloro che ci state. Pace a tutti i fratelli. Oggi, questa domenica che Dio per un'altra volta mi ha fatto, diciamo, capire che vuol dire essere un figliolo di Dio, che vuol dire a credere veramente in Gesù Cristo. Amen. Io dico di nuovo che dall'inizio di questa terra Dio mi ha scelto e ho capito che uno sbagliando nella vita impara. Dice, che vuol dire questo? Che riconosco, fratello, sono stato, dice, ho sbagliato tanto, ho sbagliato in confronti di tante persone, in confronti di mia moglie, in confronti dei miei figli. Sono stato anche un uomo, come disse il fratello, violente. Ho fatto di tutto nella vita. Ma Dio ha avuto ha avuto per me una cosa a parte, una cosa... Questa settimana purtroppo ho passato un momento, diciamo, triste, ma poi è venuto un momento bello nella mia vita. Vi voglio dire che ho avuto un sogno, fratello. Ho avuto un sogno in quello che il fratello sta parlando oggi, influenza sul... di un olmo sull'altro, e ha detto così Dio, dice, non è la nostra salvezza l'uomo, non è il fratello, non è, dice, ma è solo Gesù Cristo. Vale. E non questo era nel sogno. A poi ieri sera verso le luna così, con gli occhi in lacrime, che ho passato, ripeto, un momento un po' triste nella mia vita, ma non ci fa niente. Dio, io credo in Lui e Lui lo sa cosa fa. Con tutti quanti che, diciamo, che, cioè, lasciamo nelle mani di Dio, non perché con la violenza, ho capito che veramente con le parole, se tu fai con una parola male contro un fratello, non risolvi niente, è solo Gesù che ti risolva i tuoi problemi. E fratelli, mi sono svegliato e ho guardato così in alto e di nuovo quella luce che ho creduto sempre si è fatto di nuovo vedere nella mia vita, la luce, ma questa luce era diversa. Fratelli, questa luce era questa nuvola che si trova con la faccia di Gesù Cristo. E mi ha detto così, non ti preoccupare che la mia venuta è vicina, sì? Ha detto la mia venuta è vicina, tieniti forte, mi ha detto, tieniti forte, non ti abbattere, non farti ragione da solo, perché non fai niente se ti fai ragione da solo, fai ragione, lascia a me, metti, dici, tutti, ogni problema che hai, ogni cosa, fratelli, se voi sapete che cuore ora c'ho io, ma un cuore, non lo so, un cuore che non ho bisogno di niente, ho bisogno solo di Dio, perché Dio, ho detto all'inizio, Dio, tu sei il mio amore, l'amore vero, fratello, è Dio. Non ti può amare un uomo, non ti può amare un figlio tuo, non ti può amare tua mamma, tuo papà, come ti ama Dio, fratello, perché Dio è la nostra, Lui ne ha creato in questo mondo, Lui ne ha creato, non ne ha creato il papà, la mamma, loro sono i nostri aiutanti, il nostro servo. Abbiamo bisogno di loro, no? Perché non può scendere Dio per dire a portarti a scuola, a darti di mangiare, però Lui ti dà la salute, ti dà il lavoro, e ho creduto sempre questo. E vi voglio dire che questa luce che l'ho visto io, mi ha detto così, dice, Vasile, dice, tutti quelli che sono contro di te e contro, dice, di ogni figliolo di Dio, dice, guarda come sono, dice, come ci finiscono. E ho visto, fratelli, come, non lo so se erano un numero, non lo so sicuro, diavoli
Come quanto male ci faceva quelle persone che non hanno ascoltato di parola di Dio, fratelli. Cosa ci mettevano in bocca, nel suo corpo, uni metteva, come inesceva, che ci faceva il diavolo. Dice, ma quelli che hanno fatto una cosa intenzionata, se tu dici l'hai fatto per sbaglio e ti hai chiesto perdono, Dio ti perdona. Dice, un uomo uccide, ma si chiede, dice, il perdono, viene avanti di Gesù Cristo, si chiede il perdono e Dio lo perdona. Ma se tu dici, no, io l'ho fatto apposta a quello, per farlo soffrire, allora Dio non ti perdona più là. E sarà ci fa male per diciamo per tutta la vita, per l'eterno lui non sarà più, dice, per tutta la vita lui non muore, sarà là e non muore più. Io dico, Signore, grazie che mi hai fatto vedere, perché fratelli, io ripeto, io ho preso, diciamo, di quando mi sono battezzato, ripeto, vi dico la verità, ho preso, diciamo, un poco la parola di Dio, non l'ho preso seriamente, ma io ora capisco, e Dio mi ha fatto vedere che, dice, mi ha detto, dici, tu vai là, trovi una sorpresa. Io sono, grazie a Dio che oggi è venuto fratello Carmelo, io già lo sapevo che lui oggi può venire e si sente meglio, e Dio mi ha detto, tu fidati di me che i tuoi figli, tu, tutti pare, ci siete salvati. Amen. Grazie, Signore. Amen, amen. Grazie. Oh, scusami, in bellezza, amen. Grazie. Oggi, Signore Gesù, vengo avanti a te, Signore, come un grande peccatore, Signore Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore Dio, che tu mi hai fatto vedere, Signore, nel mio sogno. Tu ti sei fatto luce, Signore. Ti ringrazio, Signore, per tutto quello che fai per me, per questi cari fratelli, per tutta questa chiesa, Signore. Ti ringraziamo, Dio. Grazie, Signore, che tu, la tua venuta è vicino. Lo sappiamo. Ti ringraziamo, Signore, che tu hai mandato un profeta nella nostra vita. Signore Gesù, ti prego, Signore, fammi tu ragione, Signore. La verità, il mio amore sei tu, Signore Dio. I miracoli, Signore, sono per te. Signore, io sto soffrendo, Signore, ma avendo te non soffro più. Dio grande, fammi ragione, Gesù, come hai detto tu. E prego, Signore, il mio cuore, Signore, è distrutto, ma avendo te no, non si distruggerà. Signore Gesù, metti le tue mani, Signore, ogni fratello, Signore, ogni uomo che mi vuole creare del male, Signore. Tu mi farai di ragione, Signore. Io non faccio niente, Signore, di male a nessuno. Ringrazio, Signore. Metto nelle tue mani, Signore, tutti i fratelli, mia moglie, i miei figli. Metto nelle tue mani, Signore, a Giorgio, tutti i suoi figli, tutti, Signore, la sua famiglia, la mia famiglia, Signore. Metto nelle tue mani, Signore. Grazie. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vale. Signore, ci benedica, fratello, amen. Alleluia. Amen. Amen. Dio conosce le pene del nostro cuore, amen. Dio è solo Lui che può sondare ogni cosa, alleluia. Amen. Ok, fratelli. Andiamo a restaurare la nostra anima, amen. Con questa predicazione, con questa esortazione che il profeta fa. Alleluia. L'influenza di un uomo su un altro. Alleluia. E quello che in sostanza nel sogno dice, il succo è questo. Non ci appoggiamo mai a nessun uomo. Amen. Perché gli uomini siamo fallaci. Uomini e donne, siamo fallaci. Sbaglieremo, erreremo. A volte abbiamo dei punti, a volte ci prendiamo su della gente dei punti di riferimento, no? Una volta ascoltavo un fratello che ora non c'è più nel messaggio, che dopo che il nostro ex pastore ha avuto i suoi problemi e così via, cioè lui disse, e allora io in tutti questi anni a chi ho creduto? E io per lì sono stato zitto, ho detto, ma perché, scusa, ma perché?
Ma perché tu a credere era un pastore? Tu a credere era un uomo? È sbagliato, è errato. Se un uomo cade, tu, il tuo appoggio è sempre Gesù Cristo, non è l'uomo, fratello. Togliamoci dalla testa dell'uomo. L'uomo è il perno. L'uomo, oggi ci siamo, domani non ci siamo. Domani ci sarà un passaggio di testimone. Qua non siamo sulla terra eternamente. Se Dio ancora dovrebbe ritardare, io spero solo che nei giorni in cui io me ne andassi, alla gloria di Dio, Dio a chi mettere, amen. Ma per stare uniti nella parola, non per massacrarle, amen. Ma per stare uniti nell'esortazione del profeta, ma nell'amore. Attenzione, non bacchettamento, perché non serve a nulla. Amen. Oggi noi leggeremo cose che il profeta dice e sono veramente realtà e sono delle perle per noi credenti, fratelli. Cioè, viene a dire io in tutti questi anni, ma perché tu ti sei appoggiato su un uomo? Se tu ti appoggi su un uomo, tu sei perduto. Se tu ti appoggi sulla famiglia, tu sei perso. Amen. Ora, il diavolo ci può togliere tutto, fratelli. Ma se noi abbiamo l'amore di Dio in noi, abbiamo lo spirito, quello non può toccare. Perché colui che è in voi, dice la scrittura, è più forte di colui che è nel mondo. Amen. Alleluia. Quindi teniamoci forte e ascoltiamo ciò che il nostro caro profeta ci dice in questa predicazione. Influenza di un uomo su un altro. Una delle traduzioni che ho preso è quella della VGR, che è arrivata ultimamente. Ok, quindi Isaia 6 capitolo. Dice il profeta questo: desidero leggere alcuni versetti da questo capitolo per trarre il contesto per quest'oggi, dice. Allora, Isaia, capitolo 6. Nell'anno che morì re Uzia, io vidi il Signore che sedeva sopra un alto ad un elevato trono, e il lembo della sua veste riempiva il tempio. Guardate che visione. Allora, stavano al di sopra di esso, e i serafini stavano al di sopra di esso, e ciascuno di essi aveva 6 ali. Con 2 si coprivano i suoi piedi, e con 2 volavano, e con 2 si coprivano la faccia, con queste 6 ali, no? I serafini, e l'uno gridava all'altro, e diceva: Santo, Santo, Santo è il Signore, l'Iddio degli eserciti, e tutta la terra è piena della sua gloria. E gli stipiti del tempio, lui qua il profeta si ferma, allora, furono scrollati per la voce di colui che gridava, e la casa fu, poi c'è puntini e un punto interrogativo, fu ripiena di fumo, sarà. Ed egli disse: ahi, lasso me, il profeta, dopo che ebbe questa visione, perciò che io sono deserto, dice, concesso che io sia uomo immondo di labbra ed abiti in mezzo di un popolo immondo di labbra. Cioè, guardate cosa dice un profeta. Ahi, dice, dopo che vide quella visione, dice: Signore, dice, ma che scamberà? Io sono un uomo sporco di labbra e vivo in mezzo a un popolo che pure lui è sporco di labbra. Capito? Non è che dice il profeta, perché era profeta, era perfetto, no? Noi pensiamo sempre, uno ha quell'ufficio di profeta. Il fratello Branham dice: voi dovete onorare l'ufficio, non l'uomo. Cioè, Dio ha scelto il fratello Branham come nell'ufficio di profeta. Noi dobbiamo rendere gloria a Dio per l'ufficio che gli ha dato. Ma come uomo e come noi, Giacomo dice, tutti i profeti sono stati sottomessi e sottoposti alle stesse passioni che abbiamo noi, fratelli. Amen. Guardate Abramo. Abramo vendette sua moglie. Abramo mentiva sua moglie. Guardate tutti i profeti. Davide, questa è quella. Ma ora il profeta che dice, ma quando noi andiamo nel Nuovo Testamento e Paolo parlò di Abramo, non disse Abramo fu un bugiardo. Ma disse Abramo fu il padre della fede, perché l'espiazione di Cristo coprì quella mancanza dell'antico. Dove la legge lo condannava, il sangue di Cristo l'ha graziato. Amen. Amen. Questa è la potenza, capite? Amen. Questa è. Amen. Quindi uomini sottoposti alla nostra stessa, ma noi abbiamo un ufficio, re e sacerdote. Amen. Dio ci ha scelto per questo, re e sacerdote. E sotto quell'ufficio c'è il sangue di Cristo che perora per i nostri peccate. Alleluia. Guardate poi che dice il profeta. Ecco perché il messaggio, a volte la gente prende il messaggio per condannare, ma io quando leggo questo messaggio vedo la grazia di Dio espressa nelle nostre vite, ragazzi. In questo messaggio c'è la grazia di Dio espressa nelle nostre vite, perché da un lato, mentre che il messaggio ti sta condannando, il profeta ti fa capire, ma senza Gesù Cristo, amen, non andrai da nessuna parte. Alleluia. Amen. E come uno vede è quello che tu vuoi vedere, è l'influenza, perché sul pulpito se c'è l'influenza di un uomo negativo, trasmette negatività,
Amen. Ma soprattutto se c'è un uomo che trasmette positivismo, quella ricevete, fratello. È una questione, dice il profeta, chi sta dietro. C'è gente, dice, ci sono studi, c'è gente, dice, ci sono pastori che dal pulpito trasmettono le loro frustrazioni che hanno avuto da ragazzi. E hanno fatto anche dei sondaggi, hanno visto anche la vita di molti ministri. Gente che ha passato un'infanzia cattiva, dai pulpiti trasmette quella alla gente. È così, fratelli. C'era una volta andando all'esilio a prendere mia figlia, c'era una carta. Tutto ciò che tu trasmetti a tua figlia, quella sarà. Ed è vero. Trasmette amore, trasmette gioia, trasmette pace. Quella lei darà. Trasmetti odio, trasmetti violenza, trasmetti tutte le negatività possibili, quella bambina crescerà in quel modo. C'è gente che cresce con le paure. Perché? Stai attento, non fare... E si cresce così. E si cresce male. Ciò che noi seminiamo, quello raccoglieremo dai nostri figli. Perché un giorno noi ce ne andiamo, i figli restano qua. E con quale bagaglio cresceranno? Con il bagaglio della paura? Con il bagaglio che non fai in basso perché ti può succedere qualcosa? I ragazzi hanno bisogno di cadere, i ragazzi hanno bisogno di spoccarsi, i ragazzi hanno bisogno di fare la propria esperienza a volte e indappare il muso duro per capire come è fatta la vita. Perché io ricordo, per me, io ho cresciuto in una boccia di vetro. Mia mamma è stata per esempio un tipo di chisterica. Io a 17 anni ancora ero seduto nello scalino della banchina. Se devo andare da un posto, mamma, che fai? Sto andando a 100 metri. Ancora è perché ho cresciuto così. Mia figlia a 17 anni, Larissa, è andata in Brasile. Io ho detto, ma si è pigliato 2 aerei a 17 anni. Quando io ancora a 17 anni, che c'è anche Camero può testimoniare, stavo davanti allo scalino seduto a giocare a pallone con i bambini. Cioè, è tutto ciò è come uno cerca di... forse siamo morti. Però voglio dire, questo studio dice, ciò che loro hanno passato è quello che trasmettono. Vivo una vita tranquilla e trasmetterai tranquillità. Vivo una vita cattiva e trasmetterai cattività. A meno che non è un cuore rigenerato da Cristo Gesù, fratello. Dove Dio ha fatto presa, dove Dio ha fatto capire, amen, veramente cosa fa Dio quando entra nella vita delle persone. Io posso dire, quando è andato in me, mi ha tolto tante paure che avevo. Amen. Le cose le affronto diversamente. Alleluia. Grazie al Signore. Spero che con ognuno di noi sta facendo la stessa cosa. Alleluia. Quindi. Allora, perciò che io sono deserto, con ciò sicché io sono un uomo immondo di labbra, ed abito in mezzo ad un popolo immondo di labbra, eppure gli occhi miei hanno veduto il Re, il Signore degli eserciti, dice. Ed uno dei serafini volò a me, avendo in mano un carbone acceso, il quale gli aveva preso con la molla sull'altare, e l'accostò alla mia bocca e disse, ecco, questo ha toccato le tue labbra, or sarà la tua iniquità rimossa, e il tuo peccato è purgato. Poi udì la voce del Signore che diceva, chi manderò? E chi andrà per noi? E Dio disse, eccomi, manda me. Amen. Gloria a Dio. Andiamo ad ascoltare ora cosa dice il profeta, perché poi ce lo sfonda. Chi è a casa può prendere anche un altro passo di cui il profeta parla, che poi in Cronache 26, mi sembra. Perché è la storia di questo re Uzia, per dare il contorno a tutta la storia. Comunque, allora, ascoltiamo attentamente, perché veramente ci rallegreremo oggi in quello che è questo clima che oggi l'Europa sta vivendo. Ma vi rendete conto, fratelli, che oggi il mondo è nella paura più totale anche di uscire? E noi siamo qua rinchiusi in questa campana di vetro dove ci ha messo Gesù Cristo e possiamo dire alleluia, ci possiamo innalzare al di sopra di tutto quello che accade, perché il mondo dice ma che sta succedendo? Dove siamo? E noi possiamo dire siamo nell'attesa della venuta di Gesù Cristo. Ma ci rendiamo conto della grande opportunità? Oggi noi potremmo essere come loro, spaventati a non andare in giro, ma noi oggi siamo qua dentro l'arca di Dio e possiamo ancora gridare grazie Padre, perché questo ci fa conoscere che tu stai per tornare. Amen. Quindi, a me Isaia è sempre piaciuto, dice il profeta. Egli fu uno dei profeti maggiori. Isaia scrisse la completa Bibbia. Isaia scrisse la completa Bibbia. Non è che Isaia ha scritto dalla Genesi all'Apocalisse. Ma siccome i libri della Bibbia sono 66 libri, in Isaia noi abbiamo 66 capitoli. Cominciano tipo la creazione, dice il profeta,
Poi a metà del libro troviamo quando si parla di Gesù Cristo, no? Isaia 53, quando comincia a parlare di egli è venuto, si è caricato le nostre toglie e così via, e poi alla fine parla del millennio. Quindi il profeta dice egli è come se avesse scritto una Bibbia più piccola. Amen. 66 capitoli come 66 libri in cui si parla, dice, di Genesi, di Apocalisse, amen, di Evangelio e poi di Apocalisse. Quindi nella Bibbia ci sono 66 libri e Isaia scrisse 66 capitoli. Egli comincia con il principio della creazione, poi nel mezzo del libro presenta il Nuovo Testamento, presenta Giovanni Battista, amen, e poi infatti dice ecco la voce che grida nel deserto, amen. E Giovanni Battista, quando si parla di lui, dice chi era colui? È colui che grida dal deserto, amen. Quindi ora dice, quindi egli scrisse e poi parla del millennio, Genesi, poi Nuovo Testamento ed Apocalisse. Questo Isaia fu un grande uomo e alla fine morì martire sotto la pena capitale. Alla fine non finì da perseguitatore, alla fine finì da perseguitato, amen. Ogni uomo della Bibbia ripieno di spirito morì o fu perseguitato sotto il governo federale. Un uomo ripieno di spirito, fratelli, potrebbe parlare e potrebbe combinare caos, ma Dio questo non lo fa, perché egli non è venuto, dice, a condannare, ma è venuto a salvare. Amen. Alleluia. Quindi ognuno di quelli, Isaia fu segato a pezzi con una sega alla fine del suo ministero. Giovanni Battista, sappiamo, gli hanno tagliato la testa. Ognuno degli apostoli, Gesù stesso, tutti morirono sotto la pena capitale o la pena del governo federale. E in base al modo in cui le cose si stanno accumulando, dice. Guardate che già cosa dice il profeta. E in base alle cose come si stanno muovendo, uno di questi giorni ci saranno altre testimonianze giunte alla loro. Fratello, scusa, si alza il volume? Il volume del... Ok. Perché a volte si blocca quando si tocca il microfono. Quindi, semmai, dice, ci sia stato un tempo, dice il profeta, in cui noi dobbiamo stare uniti, è ora. Semmai ci sia un tempo, perché da quello che sta succedendo già allora, infatti il profeta più avanti parla di alcune cause portate in tribunale, da chi? Da scuole, perché c'era una gente che voleva che i figli venissero in pantaloncini e i genitori non gliele portavano, perché dice la nostra fede non ce lo permette. Nella nostra fede non dice, allora venivano portati in tribunale, ci sono state anche sentenze di 2 anni date ai genitori per questo motivo. Oppure c'era un altro popolo, gli Amici, forse indiani d'America, stabilizzati dentro, in cui non so che cosa successe, un'altra causa, in cui già si pensavano loro forse di prendere un luogo in Alaska e portarle tutte là. Cioè, vedete, cioè, questo è quello che potrebbe, si vogliono segregare. E ora guardate ora quello che si sta muovendo, cioè siamo lì. Tutto parte, dice, uno di questi giorni il profeta dice è quello che avverrà alla sposa, fratello, che alla fine tutto si muove per andare a colpire là, amen, la vera sposa. Ma il profeta dice è là, quando voi sentirete quella pressione su di voi, è là che il Signore viene a prendersi la sposa, amen. Quindi, ora dice, quindi se mai ci sia stato un tempo in cui dobbiamo restare uniti, e ora io questo lo vorrei dire a tutti i fratelli che sono nel messaggio, qua e in Italia, se è un tempo di stare, è ora. E il profeta dice invece che cosa è successo e perché oggi noi brangoliamo, specialmente in Italia, in questa situazione. Amen. Il re Uzia era un ragazzo pastore, dice, e regnò durante il tempo della profezia di Isaia. Isaia aveva imparato da uno degli altri profeti prima di lui, Zaccaria. Amen. Lui fu un discepolo, diciamo, di Zaccaria, tramite cui Isaia ebbe comprensione, dice, ed Isaia fu chiamato e fu un profeta. I profeti non sono fatti dagli uomini, fratelli. I profeti nascono profeti, come i re e i sacerdoti nascono re e sacerdoti. Cosa ha fatto il re William per essere oggi re sul trono? Quasi ora lo voglio fare sul trono. Cosa ha fatto? È nato nella famiglia? Non ha fatto un congosso? Non è che la sua moglie ha fatto un congosso di missi per essere... Lui ha adocchiato quella ragazza, gli è piaciuta e se l'ha sposata. Ora, quindi, cosa fa Dio con la sua chiesa? La stessa cosa. Ci ha adocchiato, ci ha corteggiato, siamo caduti nel suo amore e ci ha imprigionati in questo amore. Amen. Questo è. Alleluia. Amen. Ora dice...
Ma un profeta stabilito da Dio nella Chiesa, predestinato al dono di profeta, non uno che ha profezie, perché dice, ora è morto quando parliamo del profeta, anche noi abbiamo profeti nella Chiesa. E tu già capisci che non hanno capito niente, perché il profeta dice così, ora c'è un dono di profezia nella Chiesa, quando essi profetizzano e parlano in lingue, no? Quello è un dono di profezia, una visione, ma poi c'è il dono di profeta. E Paolo disse, lo spirito dei profeti si è sottomessa al profeta. Amen. Infatti è capitato tante volte al tempo del profeta che William Brown diceva una cosa, un altro si alzava e profetizzava diversamente. A tal punto che il giorno Billy Paul rimase sterefatto e il papà gli disse, Billy, dove siamo? Che siamo qua, c'è a Los Angeles. Ma dove ancora? Più preciso, nella piazza. Ebbene, siccome ti vedo che sei sconforto, Dio glielo rivelò. Gli disse, io ti dico questo, che qua, dice, tu non sarai vecchio, che la sorella Demos Shakarian, la sorella di Demos Shakarian, morirà alle 4 di mattina, come il Signore mi rivelò. Mentre la profezia disse, no, vivrà. E che dove tu sei qua, tu non sarai vecchio, che qua passeranno i pescecani, nella piazza di Los Angeles, perché si sa che sprofonderà nel mare, il famoso Big One, no? Quindi, ecco, dice, il dono di profezia è una cosa, ma il dono di profeta, dice, è un'altra, amen. No. E allora, dice, ora scopriamo dunque che questo giovane uomo prese il trono, Uzia. Se volete annotare alcune delle scritture, in secondo cronache 26 ci potete leggere poi a casa, dice. Uzia era figlio di Amasia. Uzia prese il suo posto quale re, ed egli fu posto sul trono e fu unto all'età di 16 anni. Pensate, fu un giovane re, appena un ragazzo, ma era candidato per essere re, pur essendo solo un ragazzo. Perché lui discendeva da una famiglia reale. Amen. Lui fu seduto a 16 anni. Noi siamo stati chiamati a 40 anni a sedere sul trono con Cristo. Amen. Ognuno di noi è stato scelto. Chi ha 50 anni, chi è ancora un ragazzo e già a 10 anni ha chiesto anche di battezzarsi. Chi di più? Ma gloria a Dio, siamo stati scelti per sedere su quel trono. Quindi non lo dimentichiamo mai, fratelli. Amen. Già è un grande privilegio. Allora, e fece bene, dice, la Bibbia ci dice che aveva un padre pio e una madre pia, e con tale influenza non poteva quasi essere nient'altro che essere un ragazzo pio, perché questo era stato ciò che egli era sempre stato fin dalla fanciullezza. E il profeta dice qua una bella cosa. Sapete cosa penso? Dice, ognuno ha la sua propria opinione, ma uno dei più grandi presidenti che abbiamo mai avuto in questa nazione è stato Abramo Lincoln, dice. E poi vi farò vedere perché William Brown menziona sempre Abramo Lincoln. Aveva una grande affinità. Lui ha avuto una grande affinità con Abramo Lincoln. Abramo Lincoln e il profeta si sbagliano esattamente 100 anni. Amen. 100 anni di... Lui nacque nel 1909, il profeta, e Abramo Lincoln nacque nel 1809. Amen. Lui nel 46 fu eletto, 1846 fu eletto a essere al Senato presidente. William Brown nel 46 fu scelto dall'angelo a essere... Amen. A portare un messaggio nel mondo. Nel 62, infatti nel 63, quando Abramo Lincoln, nel 63, mise fine alla legge razziale. Amen. Liberò il popolo dalla schiavitù. Così nel 63, con l'apertura dei sigilli, William Branham ha liberato la Chiesa dalla schiavitù delle denominazioni. E poi vi farò vedere perché... Ha molta affinità, amen. Anche dove sono nati, la stessa capanna in cui sono nati. Dico, ci sono delle cose che Dio veramente ci lascia strabiliati, fratelli. Amen. Ci lascia strabiliati, alleluia. Quindi, ora dice, allora, non perché fosse un repubblicano, dice, ma perché era un uomo pio ed egli fu cresciuto per servire Dio. E disse, se c'è qualcosa alla quale voglio dare lode, disse... è stata mia madre. Allora, se c'è qualcosa con cui voglio dare lode e per la quale la mia vita è stata influenzata, dice questo, è stata una madre pia che mi ha insegnato a pregare e a conoscere Gesù quale mio Salvatore. Amen. Oh, la tua famiglia è ciò che tu sei, dice. La tua famiglia è ciò che tu sei. Amen. A volte è così, no? Forse è così, la tua famiglia è ciò che tu sei. Però c'è sempre quello che si sveglia e dice io non voglio essere come la mia famiglia. Amen. Questo è io. Succede anche questo, perché quante fratelli abbiamo avuto che sono spacciatori, erano nella, che
facevano uso di droghe e oggi sono nel, perché sono cresciuti in una tale famiglia. Noi avevamo avuto un fratello, ragazze, che camminava scalzo per strada, faceva di tutto e di più, camminava con la bottiglia. Il padre era tranquillo. Quando ha conosciuto il messaggio, il papà l'ha inseguito con un fucile, ci voleva sparare. Cioè, tu invece di essere felice che tuo figlio non cammina più scalzo per strada, che non cammina più con la bottiglia nelle mani, che andava sempre tutto trasandato, accetta il messaggio e gli vuoi sparare con il fucile. È dovuto scappare da quella città questo ragazzo. Cioè, pensate voi, perché? Perché lo spirito che è in noi non è lo spirito che c'è nel mondo, ragazzi. Ah, questo, alleluia. Quindi, ora dice... Allora, la tua famiglia è ciò che tu sei. Se fai crescere tuo figlio in un certo ambiente, hai il 98% di possibilità in più di legare dritto rispetto a farlo crescere in un modo sbagliato, dice il profeta. Fa crescere un figlio nel modo in cui dovrebbe andare e quando è vecchio non si dipartirà. Insegna ai tuoi figli ad agire rettamente ed essere onesti ed essere apposta e leale anche quando sono a scuola. Amen. Ora, molte volte i bambini sono infimi a copiare uno dall'altro e cercano di essere promossi senza metterci impegno, dice il profeta, no? Ma io penso che se voi fate se voi lo fate da voi stessi, voi apprezzate di più il voto che ricevete. Noi forse che facciamo a scuola, no? Ci mettiamo sempre, ci passiamo i pezzettini, ci mettiamo accanto a quello più bravo, dice il profeta, no? Dice, ragazzi, invece di fare questo, impegnatevi. Così, anche se prendete 5-6... in un compito, però siete onesti con voi stessi e in più siete orgogliosi, oh, con tutto lo sforzo che ho fatto sono riuscito a ottenere tanto, ma copiato non ha nessun senso, amen. Che poi c'è la prova del 9, la lavagna, e là quando leggiamo la lavagna che poi si vedono chi ha copiato e chi non, chi non ha copiato, quindi vedete, ora dice, ora molte volte i bambini sono inclini a copiare, dice, se un giorno dopo, allora, se il giorno dopo doveste a sostenere un esame, dice il profeta, invece di correre in giro tutta la notte, alzatevi il mattino e alzatevi il mattino a pensare, dice, beh, forse mi siederò con quel tal dettaglio così posso copiare, no, che è più intelligente. No, dice, prima che papà rende grazie a tavola per la colazione, dite soltanto questo, papà, ricordati oggi di me, amen. Dice, ricordati oggi di me, devo fare un esame di chimico o qualsiasi cosa essa sia, no? Allora tuo papà, quando pregherà, dirà, oh Dio, benedici oggi Giovanni, benedici Maria per il loro esame. Amen. Io vi dico che questo cambierà la situazione. Amen. Vedete? Cambierà la situazione. Ricordate, noi possiamo avere ciò che vogliamo se chiediamo con fede. Gesù disse, tutto è possibile a coloro che crederanno. Voi non avete perché non credete, dice Giacomo, no? Dice, perché non credete, perché non chiedete, perché non crediamo. Cioè questo è. Invece impariamo a chiedere e impariamo a credere che le cose già pregate noi già le abbiamo ricevute, dice il profeta. E non solo questo, perché dice Gesù un'altra bella cosa. E quando voi pregate, pregate in abbondanza. Non pregate in abbondanza di parole o stare tre ore. Dice, che fai, ti serve, che ne so, una macchina nuova? Non chiedere una utilitaria. Gesù l'ha detto. Una volta ci fu un profeta che disse a un re, dice, domanda ciò che vuoi, no? E per quante volte tu lo vorrai, lui, Dio te lo darà. Ora lui forse batté il piede tre volte, dice, perché hai battuto solo tre volte? Cioè, più facevi, più avresti ricevuto. Amen. Capite? Dice così il fratello Branham, dice, Gesù disse, quando pregate, pregate in abbondanza affinché la vostra gioia sia completa. Amen. Mi piace questo, dice il profeta. Il nostro giusto insegnamento è dire la cosa giusta. Allora, il nostro giusto insegnamento è dire la cosa giusta, fare la cosa giusta e pensare la cosa giusta. Pensare sempre bene. Io ho un piccolo slogan, dice il profeta. Il vostro dovere verso Dio è di agire bene. Il vostro dovere verso voi stessi è di pensare bene. E siete destinati a uscirne bene. Amen. Lo so, è difficile, ragazzi, ma è difficile perché il diavolo ci mette tante di quelle prove, tante di quei problemi, che a saltare i nervi ci vogliono appena 2 secondi, fratello. Amen. Così è. Quindi, così questo giovane re era influenzato da suo padre quando era giovane e insegnò ad Israele i precetti di Dio. E allora improvvisamente nei suoi ultimi giorni si sviò ed insegnò contro Dio. Pensate, vedete?
Quell'uomo era un uomo pio, il papà di Uzia. Ma negli ultimi tempi si sviò. Si sviò al tal punto che mi sembra che il popolo stesso lo ammazzò. Dopo che si sviò. Allora ecco che Uzia cominciò a regnare a posto di lui. Amen. Quindi, riportando, cosa fece questo giovane re? Riportando innanzitutto le giuste cose che si adoravano prima e ricostituendo di nuovo Israele nella giusta posizione di Dio. Amen. E lui si fortificò perché Dio lo benedisse. Amen. Ora che cosa dice? Benché sia probabile che la politica fosse anche contro di lui, dice, lui rimase proprio nella linea di Dio e ciò entusiasmò così tanto quel giovane profeta Isaia al punto di diventare un eroe per lui. Ed egli fu un esempio per il profeta Isaia, dice la scrittura. Isaia fu molto attaccato a quest'uomo. Fu molto attaccato a quest'uomo perché gli piaceva il suo modo di fare. Venne così influenzato che lui per lui era diventato un punto di riferimento. Amen. E Isaia si recò al castello, al palazzo del re, per stare assieme a lui. Pensate, allora, a lui piaceva Isaia. Cioè tutti e due andavano d'accordo. Ecco, vedete la sintonia del re e del profeta. Amen. La sintonia di noi con il profeta. Amen. Che noi dobbiamo andare d'accordo con questo messaggio. I due vanno insieme. Non è perché siamo re, possiamo fare quello che vogliamo e scavalchiamo la figura del ministro del profeta. Fratelli, un giorno disse il fratello Branham, un giorno era lì a caccia, no a caccia, era lì in Africa, a fare campagne evangelistiche, Dio gli disse al profeta, per oggi riposatevi, partirete domani, o qualche giorno, fratello, qualche giorno. Allora coloro che erano con lui gli disse, fratello Branham, Dio non ha scelto solo te, ci siamo anche noi. Ma dice, fate quello che volete, io ve l'ho detto, Dio mi ha detto riposiamoci. Appena sono partiti, tutto il campo fu colpito di dissenteria. Fu là e rimasero fermi non so quale giorno, solo per curarsi dalla dissenteria. Fratello Branham, io ve l'avevo detto. Ed è, non è perché siete re, non è perché siete insieme a me e avete avuto questo beneficio, perché anche loro, prima che il profeta scendeva, anche loro operavano, praticavano e così via, no? Dice, se Dio ha parlato attraverso di me, che io sono il profeta, e sta dicendo, accampatevi qua, non è perché voi siete anche re, dovete fare di testa questa volta. E così era. Così, noi dobbiamo andare d'accordo, non perché siamo re, facciamo quello che vogliamo, ma dobbiamo sempre andare d'accordo con la parola che ci è stata data dal profeta. Amen. Quindi, Isaia si recò al castello, e alcuni dei politici venivano e dicevano, dobbiamo fare così. E Re Uzia, prima cosa, che cosa faceva? Dice, cercava il Signore. Signore, è la tua volontà che io faccia così e così? Dio, dacci un tale presidente, dice il profeta. Non solo quello, ma dacci anche dei predicatori. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e poi tutte le cose ci saranno aggiunte. Amen. Questa deve essere stata una grande influenza, perché Isaia lo amava, perché aveva visto che lui era un grande uomo. Lui rimase fermo e stabile per il Signore. Oh, che peccato quando pensiamo alla Chiesa, dice oggi. Dice, se il pastore appartiene a una certa organizzazione e tale organizzazione lo invia in una certa parte, quel predicatore avrà le mani legate, perché egli non potrà mai predicare la parola, perché se è un predicatore che viene dai battisti deve predicare, Gesù Cristo lo stesso oggi in eterno viene preso e messo fuori dalla Chiesa. Perché dire che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno vuol dire che quello che fece 2000 anni fa lo deve fare anche oggi. Amen. Allora, siccome loro dicono, no, il tempo dei miracoli è finito con gli apostoli, non c'è più tale cosa. No, l'Apocalisse è ormai un libro superato e tutte queste cose. Capite? Uno che esce dall'organizzazione o sotto l'influenza di un altro uomo sarà legato a quella cosa. Quindi il profeta dice, vedete, dice, ecco perché io non appartengo a nessuna organizzazione, dice il profeta. Non voglio essere legato con nessuno. E se tu te levassi a predicare quello che ha detto la parola, la Chiesa lo destituirebbe, dice. E allora poi ha paura di non avere alcuna possibilità di predicare il Vangelo. Oh, ciò di cui abbiamo bisogno oggi sono pulpiti di uomini come Uzia. Non importa la politica della sua Chiesa, dice. Egli rappresentava interamente la mano di Dio. Egli rappresentava interamente la mano di Dio. Aspettava finché non trovava il così, dice il Signore, allora lo faceva. Amen. Questo dice. Quel piccolo giovane profeta nel tempio con lui, senza dubbio si inginocchiavano, insieme pregavano e chiedevano la volontà del Signore. E poi lo confrontavano con la legge della Bibbia. Poi, se andava bene, Uzia lo approvava.
se non andava bene, condannava la politica riguardo a ciò. Dio, dacci altre così. E questo entusiasmo è Isaia, perché egli era nato profeta. Amen. Ciò piaceva a quest'uomo, alleluia. E Osia divenne un eroe per Isaia, e a causa della sua posizione per Dio. Amen. Ora dice, l'altro giorno, dice questo il profeta, stavo rimproverando qualcuno in un certo quartiere. Una grande chiesa denominazionale aveva fatto laggiù una grande tenda, dice, e avevano passato tutta la notte a ballare rock and roll. Allora qualcuno che viene qua a Tabernacolo fu preso in giro da loro, da una di loro, e disse, oh, tu, dice, sei un santo rotolante, non hai nessuna chiesa, non appartiene a niente, no? Appena, dice, me lo dissero, io prese palla in basso, dice, profeta, e andò là. Già vi potete immaginare quello che è successo, che cosa poteva succedere. Una disputa di cose. Però il profeta poi si ferma e dice qua questa. Potete quasi immaginare cosa sia successo. Ma il punto di questo è quello, fratello. Perché quella sorella gli disse santo rotolante? Perché tutto dipendeva dall'influenza che aveva ricevuto. Perché se dal pulpito uno dice, oh, lasciatele stare perché quelle sono in questa maniera, tutti ti evitano. Vedete, si ferma, dice, perché questa donna si è comportata così? Che vai a fare una guerra di passi biblici a destra? Non risolve nulla. Non risolve niente. Ognuno se ne andrà nella sua direzione e chi ti sta accanto dice, ma come stai a credere uno? E questo succede, ragazzi. Uno dice, hai ragione, dice, io mi stavo come un sogno. Io sono diventato così. Dice, è meglio che mi sto quello che sono, capite? Quindi è inutile che andiamo a disputare a volte sulla parola, su questo, su quello. Non risolviamo niente. Quella di lui dice, che cosa fu che motivò quella donna a dire questo? L'influenza che aveva ricevuto nella denominazione, perché se lei avesse conosciuto la verità, non si sarebbe comportata in quel modo. Ecco perché io dico, grazie Signore che ci ha dato un uomo così oggi. Amen. Quindi, alcune settimane fa era in montagna, dice il profeta. In quel luogo remoto ho avuto una visione, dice, e si trattava di una bella donna graziosa. Sembrava una donna giovane che correva. Lei teneva la mano vicina e stava per perire da un attacco cardiaco, dice. Una donna bellissima, cadde e morì. E l'angelo del Signore disse, ora quando sentirai parlare di questo, ricorda, diranno che lei ha commesso un suicidio, ma è morta per un attacco cardiaco. Sono quasi le 4, perciò dirai proprio le 4 in punto. E poi egli mi lasciò. Ed io non svegliai la famiglia, li lasciai dormire fino al mattino. E poi il giorno dopo lo menzionai alla chiesa, no? Glielo disse. Allora, e disse, una giovane donna molto attraente morirà per un attacco cardiaco. E 2 giorni dopo per strada venne annunciata alla radio che questa signorina, non ricordo il suo nome, ma qualcuno dice dal pubblico, Marilyn Monroe. Fratello Brano ebbe la visione di questa donna. Tutta l'America dice, allora, Marilyn Monroe, ed è stato detto che lei ha commesso suicidio. Ora non fa nessuna differenza, dice, vedete, quando io l'abbia detto, diranno lo stesso che si è suicidata. Hanno parlato persone in TV dicendo, è strano questo attacco terroristico che è successo in Francia. Dice, qua sicuramente c'è la mano di qualcosa di più grande di noi, i giornalisti, è chiaro che si tratta di jihad islamico. Perciò intervista la gente che ti dice, e non è sicuro che siano stati islamisti, e tu invece dici, no, è così, perché l'informazione che deve passare è chissà, sono stati islamici. Ora il profeta dice, vedete, Dio me l'ha data in visione, quella donna è morta per un attacco cardiaco, ma la stampa stessa fino ad oggi dice, si è suicidata. Perché dice, il profeta dice questo, dice, lei aveva preso dei tranquillanti quella sera, dice, dei sonnifere, lei le aveva prese da quella boccetta da un mese, è morta per un attacco cardiaco ed è morta circa 4-5 secondi prima delle 4. Capite? Dice, esattamente, e ho letto la sua rivista, ho letto la sua storia, ho letto la sua vita, era una figlia illegittima, dice, e lei viveva lavandipiatti. E sua madre stava in manicomio, guardate che situazione. E lei bramava, dice, lei ha avuto il corpo più bello che c'è stato nel mondo, no? E quella è stata la sua, diciamo, la rovina. Ma bramava qualcosa che il denaro non avrebbe comprato. Io ho pensato, oh, vorrei averla potuta avvicinare per un momento, dice il profeta, vedete?
dice, possono essere i membri delle chiese di grande fama, di Hollywood e le più belle e famose, dice, però dice, ci vuole influenza, fratello. Ci vuole la potenza della risurrezione di Cristo in mezzo alla gente. Questa è quella che oggi dovrebbe influenzare le nostre vite. Ci vuole la potenza della risurrezione di Cristo in mezzo alla gente, che essi vedano che Cristo non è una statua posta in un edificio, amen, ma un essere vivente nella forma dello Spirito Santo che viene negli uomini e nella donna, che reca pace, soddisfazione e contentezza, amen. Oh, se solo avessimo avuto il tempo di poterla avvicinare. Fosse stato un altro, dice, questa è la fine che si merita. Hai fatto questa, sei stata l'amante del presidente Kennedy, hai fatto tutte queste cose, ora ti prende la tua parte. Invece il profeta dice, vedete, oh, mi dispiace che non ho avuto il tempo di poter parlare 5 minuti con lei. Amen. Perché il profeta sapeva che l'influenza nella vita di un'altra persona fa assai, fratello, fa assai. Amen. Se quel giorno la sorella Vasile, tu non fossi stata influenzata dalla sorella Lucia, dal fratello Vasile, dalla sorella Lucia, che là cantavano, facendo, oggi può darsi non eri qui. Ma Dio ha voluto così. L'influenza che noi creiamo attorno, e quell'influenza tu dove l'hai portata? A tua sorella Caterina. L'influenza a casa di Giuseppe, cosa ha fatto? In un vortice ha trascinato pure la suocera. Amen. E così è nata nella nostra, l'influenza di mio cugino ha trascinato noi. L'influenza tua ha trascinato il tuo nipote, e così è, fratelli, amen. L'influenza che noi creiamo, riusciamo a trascinare altre, amen. Gloria a Dio, quindi, e allora, quindi ora l'influenza, scopriamo che la vita di Uzia influenzò questo profeta, tanto che la fama arrivò fino in Egitto, e io vi dico che di tutte le cronache dei re, non ci fu alcuno di loro, a parte Salomone, dice il profeta, che si espanse come Uzia. Perché? Perché stabilì l'esempio. Amen. Egli rimase con Dio. Qualunque cosa pensasse il suo popolo, di quello che i suoi politici potessero dire o potevano influenzarlo, egli rimase direttamente con Dio. E Dio lo benedì. Ciò fu un grande aiuto a questo giovane profeta. Amen. Come Dio benedice un uomo che sarà fedele alla parola di Dio, dice il profeta. Ora, può darsi che non sia molto popolare, però sarà benedetto. E ora le persone devono fare le loro scelte. Se volete agire come le altre persone o se volete essere benedette da Dio. Ora voi potete fare la vostra scelta. Se vivrete come gli altri, sarete benedette da Dio. Sarete benedetti da loro. E infatti è così, no? Dicevo, se noi viviamo come lo stile del mondo, il mondo ci elogia, no? Ma se noi viviamo dalla parte di Dio, chi ci elogia? Il mondo o Dio? Dio. E allora è buono stare dalla parte di Dio. Amen, gloria a Dio. Oh, ma ora la storia finisce, fratelli. Ora la storia finisce, perché come ogni bella storia è così, ha un fine. Bello, lui crebbe sul trono, diventò potente, diventò famoso, fu un oggetto per essere ammirato, ma la storia finì, perché? Ma quando questo re arrivò al punto da sentirsi sicuro di sé, ecco dove noi facciamo il nostro errore, mamma mia, ecco dove tanti uomini giusti mordono la polvere della vergogna, della sconfitta, e perché cominciano a sentirsi sicuri di sé, mai si dice sicuri di noi, fratelli. Cominciate a pensare che avete vissuto tanto a lungo per Cristo che qualsiasi cosa egli vi presenta davanti, farete la vostra scelta che lo vogliate o no. Non è vero, fratelli. Non è vero, il profeta lo dice. Noi pensiamo di vivere così potente, a noi non ci smuove niente, invece no. Amen. Quindi, allora, che lo vogliate o no, dovete continuare a servire Dio, non importa cosa eravate 10 anni fa. Io sento gente dire, 10 anni fa mi avevano promesso che se io venissi qua, tutti me... Ma perché? Dice, ora sono qua e non viene nessuno. Ma c'è essere una spiegazione. Perché tu 10 anni fa eri in un modo, oggi dopo 10 anni sei in un altro modo. Ma può essere che non hai tu gli occhi per capire che tu 10 anni fa eri una persona umile, tranquilla, e oggi ti sei innalzato in un piedistallo e tutti quanti si sono allontanati da te. Non riesci tu a capire? Il tuo orgoglio ti acceca così tanto che tu non capisci perché la gente sta lontana da te. Così Uzia, all'apice del suo successo,
quando pensava, ecco che arriva la caduta, fratello. Così è. Il profeta dice questo. Quindi, allora, e perché, allora, ed ecco dove facciamo il nostro errore, ecco dove tanti uomini giusti mordono la polvere della vergogna, dice. Allora, dice, non importa cosa eravate 10 anni fa, si tratta di cosa siete ora. 20 anni fa io avevo un tipo di fede, 20 anni fa, 18 anni fa, quando abbiamo conosciuto questo messaggio, noi macinavamo, Giuseppe, ti ricordi, no? Non c'era un parente che Giuseppe non andava, testimoniava. Poi con il passare degli anni comincia a vedere, comincia a capire, cresce nella fede, fa, comincia a diventare, ma l'importante è là, servire Dio e onorarlo. Amen. 10 anni fa eravamo una cosa, oggi siamo, ma il profeta dice, l'importante è che essere sempre sulla linea del dovere. Questo re, sì, acquistò un grande successo, al tal punto che uscì fuori dal punto dove Dio l'aveva messa. E quale fu il suo errore? Guardate, il re arrivò al punto di pensare dentro di sé di essersi elevato in alto e l'orgoglio gli invase il cuore. Quella è la fase. La seconda fase è l'orgoglio. Siamo cascato, abbiamo pagato ognuno le nostre colpe, e stiamo ricominciando di nuovo dal basso. Dobbiamo riconoscere la nostra... Oggi il fratello ha detto una cosa bella. Io non sono stato uno stingo di persona. Ho fatto chi, ho fatto... Però, gloria a Dio, e anche che sono ora nel messaggio, non è che sono quello che dovevo, ma non era neanche quello che ero prima, a me, perché è tutto un cammino. Il profeta dice una cosa bella. Quindi il re arrivò al punto di pensare dentro di sé di essersi elevato in alto, tanto che l'orgoglio gli invase il cuore. Oh, questo è ciò che ci succede, questo è quanto è successo alle nostre chiese in tutto il paese. Là dentro ci sono brave persone, dice, nell'organizzazione. Ricordiamoci sempre questo, rispettiamo sempre gli altri. La nostra libertà finisce, fratelli, dove inizia la libertà degli altri. Ricordiamoci questo. La nostra libertà finisce dove inizia la libertà degli altri. Amen. Noi abbiamo libertà di unirci oggi, là si riuniscono di pomeriggio. Più a 19 c'è una chiesa. Amen. Noi finisce, dove, là comincia la loro libertà, no, come tanti se vanno a mettere davanti le chiese e distribuiscono cose per non andare in quelle, che queste sono cose assurde, che non hanno nessuno assurde. Combatterci fra noi è qualcosa di assurdo totale. Quindi ricordiamoci, la nostra libertà finisce dove comincia la libertà altrui. Amen. Quindi e questo è ciò che ci succede. Dice, questo è quanto è successo alle nostre chiese in tutto il paese. Lì dentro ci sono brave persone, alcune delle migliori del mondo vanno in chiesa, ma la faccenda di ciò è che il sistema dell'organizzazione si innalza. Si sono innalzati, ostinati, sono diventati egoisti, orgogliosi, non si può dire più nulla, dice. Dio non riesce più a trovare un modo per poter entrare nel loro cuore. Amen, dice. Si edificano intorno al loro credo, e quando lo fanno, lasciano indietro Dio. Vedete? Quando lasciate Dio fuori da qualsiasi cosa, quello già è un pericolo, fratello. Quello è un pericolo. Quando noi lasciamo Dio dietro a ogni cosa. Lasciare Dio non vuol dire non venire in chiesa, eh? Non confondete, lasciare Dio non vuol dire io sto a Romina che non posso venire perché ho un impegno, qui va a campagna, o qui ho un affare di famiglia. Non vuol dire questo. Lasciare Dio è proprio allontanarsi, non lasciare il messaggio, non leggere più la Bibbia, non avere comunione con Lui. Non cadiamo nello spirito di chiesa. Capite? Non cadiamo nello spirito di chiesa. Quindi, ora dice, quando lasciate Dio fuori da qualsiasi cosa, Egli si era innalzato. Prendete una famiglia di persone che comincerà ad andare in chiesa e Dio guarirà la piccola famiglia. Dice, li benedirà e darà loro lo Spirito Santo nella loro vita. I figlioletti pregheranno intorno alla tavola, pregheranno prima di andare a letto, la mamma e il papà giungeranno le loro mani e pregheranno pure. E finché continuano così, resteranno una famiglia. Ma fate, dice, fate attenzione, cioè, appena ottengono qualcosa in più, per prima cosa sappiate che forse non avevano neanche, dice, una macchinetta con cui andare, ma appena cominciano ad avere qualcosa in più, che Dio le ha benedette, e che cominciano a cercare un rango migliore di amici, un rango migliore di chiesa,
Fare questo e si allontaneranno completamente, dice, dalla presenza del Signore. Dice. Vedete, dice. E dice così: dovete stare sempre dove c'è il regno di Dio, dice il profeta, e dove si riversa la gloria di Dio. Restate dove potete essere cibati spiritualmente, giorno e notte, dice il profeta. Dice: dovete cambiare città, volete cambiare cosa, ma almeno restate vicino dove avete qualche piccola assemblea in cui potete sempre cibarvi. Amen. Quindi, allora dice così. Allora, dovete stare sempre dove c'è il regno di Dio. Uzia fece così, si innalzò molto orgoglio e ora vediamo cosa cercò di fare. In Cronaca, capitolo 26, scopriamo che entrò nel Tempio del Signore e si prese un turibolo in mano per bruciare incenso davanti al Signore. Quando lo fece, il ministro del Tempio con gli altri 80 ministri lo inseguirono e gli dissero: non farlo! Tu sbagli, tu non sei un ministro, tu sei un re. Quella è una funzione, non è la tua funzione. Lui ha la funzione del re, non di ministro. E lui divenne furioso, si arrabbiò, e il suo temperamento lo lasciò e accese il turibolo per andare dappertutto. E Dio in quel momento lo colpì di lebbra, dice. Amen. Proprio là, mentre stava, là nella sua collera. Perciò, come gli disse non farlo, lui si pigliò di nervosismo, entrò in collera, fece quello che fece e Dio là lo colpì, dice, di lebbra. E dovettero portarlo fuori dal tempio. Ecco ora dove abbiamo bisogno di una lezione, dice, fratelli. Vedete come la scrittura ci insegna? Quell'uomo che Dio aveva benedetto nella sua capacità, eppure non era soddisfatto di questo. Ma quante volte? A volte noi non siamo soddisfatti della chiamata, fratelli. Dobbiamo essere soddisfatti della chiamata. L'essere già qua insieme è una grande soddisfazione che molti non hanno. Molti, fratello, perché la gente va in chiesa? Per essere migliore, perché vogliono il rapimento, ma perché non trovano la via della salvezza? Perché non è data a loro. Perché a voi, disse Gesù, è stato dato. Perché, Signore, a noi parli a loro parli in parabole e a noi parli apertamente? Perché Dio ha scelto voi. Amen. E quando noi accettiamo questo, io dico grazie, Signore, perché tu hai scelto noi affinché loro rimangano nel peccato e io non li salvo. Capite? Ecco perché è importante capire anche la parola. Affinché loro rimangano al buio e io non li salvo. Ma sono parole forti, fratelli. Sono parole forti. Amen. Allora diamo gloria alla chiamata che abbiamo ricevuto. Amen, alleluia. Quindi, ora dice, finché, allora, non era soddisfatto di questo, egli voleva prendere il posto di qualcun altro. Non potete fare così, dice, non potete essere niente, dice il profeta. Voi non siete nulla, noi non siamo nulla, dobbiamo riconoscere questo, amen. Finché rimase il re, fu una benedizione per il popolo, ma quando pensò di essere un ministro, perché Dio lo aveva benedetto, poteva essere tutto quello che voleva essere, ma lui era una benedizione per il popolo quale re. Invece di una benedizione divenne una maledizione per loro quando cercò di occupare il posto di un ministro. E di questi ne abbiamo molti, dice il profeta. Tutti vogliono portare la palla. È vero, tutti vogliono portare la palla. Quando fate un gioco con la palla, dice il profeta, quando fate un gioco con la palla, dato che siamo nella stagione del football, sapete il football americano, no? Guardate qua. La cosa che abbiamo bisogno di fare non è che tutti cercano di togliere la palla all'uomo che ha la palla, ma chi ha la palla, gli altri devono fare da placcatore, dice il profeta, no? Chi ha la palla e corre verso la meta, tutti gli altri che gli stanno intorno dobbiamo fare di placcatore, cercare di fermare il nemico affinché quell'uomo che ha la palla arriva fino alla meta. E oggi abbiamo la stessa cosa, dice. Quando vediamo, allora, ma potete voi immaginare una squadra che è inesperta e che quando l'uomo ha la palla, invece di cercarlo di proteggere, tutti gli vanno contro per togliersi la palla? E dice il profeta, questo è quello che accade nelle chiese, questo è quello che distrutta il mondo del messaggio in Italia. Perché tu hai la palla nelle mani, viene un altro, tu togli la palla, viene un traduttore, si mette a tradurre, viene quello, puff, non sai tradurre. Ma come?
se io mi sono preso la Bibbia di fare un lavoro di traduzione, tu e si butta fuori. Allora, tu butti fuori il tuo stesso avversario, ragazzi. Invece di proteggerlo, invece di aiutarlo, invece di sostenerlo, a portare la gente quella palla fino alla meta, no, vedi strada, viene un altro, si vede la briga, vediamo, posso predicare, viene boom, un altro. Ma ragazzi, questo è quello che è successo in Italia, questo è quello che noi viviamo. C'è una guerra fratricida che invece di essere una squadra per arrivare alla meta, come dice il profeta, cerchiamo in questo tempo di essere uniti, no, chi spinge a destra e chi spinge a sinistra. E la gente che si cerca di avvicinare viene poi anche, come dire, viene demoralizzata, perché non si avvicina a nessuno. Cioè, ce ne dicono di tutto e di più, perché è morte, ricordatevi, Gesù disse, non tirare, quando ci fu la parabola del grano della zizzania, gli angeli disse, Signore, scendiamo là a tirare la zizzania, e dice no, perché insieme alla zizzania, tu tiri pure il grano, aspetta fino alla mietitura. Quanta gente, può essere che è una zizzania nella chiesa, ma tramite quello, quello può portare invece grano, capite? Quindi tu non devi cacciare nessuno dalla chiesa. Gente, se quello viene così, la cacci fuori dalla chiesa. Ma che cacci? Ma così tu? Ma chi siamo noi? La porta deve essere aperta. Tu puoi predicare il Vangelo. Basta. Ma non che arriva e pigli fuori la gente, ma dove siamo? Così dice il profeta. Il profeta dice, ecco qual è il problema. Che chi ha la palla, invece di essere protetto, viene addirittura combattuto per toglierci la palla. Dice, questo è il grande errore. Ma dice, oggi abbiamo la stessa cosa, quando vediamo Dio entrare in scena e mettersi a benedire una certa cosa, adoperiamo le nostre influenze come placcatore, dice. La nostra influenza, adoperiamolo come placcatore, per portare altra gente sotto questa influenza, dice. Vedete, dice, no, non corridore, ma placcatore, che proteggono il corridore. Perché, dice, non c'è opposizione, tutto quello che lui deve fare è solo continuare a correre. Lui deve solo correre, gli altri devono invece proteggerlo. E non dovremmo essere tutti placcatori, dice il profeta. Tutti. E noi dovremmo essere tutti dei placcatori, dice. Capite? Dice, ora la cosa da fare è proteggere questo messaggio, dice il fratello Brano. La cosa da fare è di proteggere questo messaggio, non di insozzarlo, non di andare a mettere idee strane alla gente. Ah, se tu mangi di questo messaggio muore, perché c'è qualche parola tradotta male. Noi dobbiamo proteggere questo messaggio, alleluia, noi dobbiamo proteggere questo messaggio nel modo in cui esso procede, restate proprio con esso, dice il profeta, e far saltare via ogni cosa da esso, semmai arriviamo ad attraversare la linea della meta, amen. Dio ha costituito nella Chiesa, prima di tutto apostoli, profeti, dottori, evangelisti, pastori, Dio ha costituito là dentro per la perfezione della Chiesa, dice, gli uomini d'affari dovrebbero testimoniare, le donne, la casalinga che fa la domestica in qualche casa, deve pure lei testimoniare. Fate qualsiasi cosa, dice, per il regno, ma non iniettate le vostre idee, dice. Dite soltanto ciò che dice il messaggio e continuate ad andare avanti, capite? E può darsi che allora abbiate qualche influenza. Che tipo di influenza noi vogliamo creare? Dobbiamo creare influenze positive. Un'altra volta mi scrisse un fratello, fratello, le mie chiese fanno così, ma a te deve fare giusto, eh? Fratello, io non so che cosa rispondere, perché cosa dovevi dire? Quello che tu vuoi che ti dica? Così si distrugge una comunità, gli ho detto? Allora neanche tu lo sai? No, io ti dico, io non lo so, non mi interessa. Gli ho detto, a me non mi interessa, perché una mia parola, piglia spaccia, poi piglia, si combina il caos. Che razza di mondo? A me non mi interessa i fatti che possono succedere in qualche altro modo, o dire, no, fratello, lasciatelo, separatevi, Ma che? Ma arriva e spaccia chiesa? Ma stiamo scherzando? Non si fa così. Lui voleva sapere, insomma gli ho detto, tu cosa vuoi che io ti dica? Dimmi tu cosa vuoi che io ti dica? Ci disse, io non posso dire nulla. Stai bene, se tu vai bene in quella chiesa, se vi sentite benedetti, continuate ad andare avanti. A me, tutte le altre cose, lasciale sotto il sangue di Cristo. E andiamo avanti. Gloria a Dio. Quindi, ma questo perché ora lo posso dire? Perché anche noi abbiamo fatto i nostri errori, fratello. Anche noi, anche io, tutti abbiamo fatto i nostri errori. Anche noi siamo stati separati. E la separazione a che cosa ha portato? Porta a stare tutti male. Porta a stare tutti male. Perché il nostro pensiero è, già che sta facendo Giuseppe, che siamo cucino, e
porta a stare male, ragazzi, porta a stare male. Siccome siamo passati, io non voglio che altri possano, perché poi ci cadranno sicuramente, perché devono fare la loro esperienza, ci cadranno sicuramente, ma io non voglio essere l'artefice di dire a uno no, è giusto così, non mi interessa, ma quindi Dio sa ogni cosa, quindi gli uomini d'affari quindi dovrebbero testimoniare le donne così da creare una influenza. Vedete, dice, altrimenti andrete a finire nella categoria sbagliata e allora creerete disordine in tutto. È così, e questo è Dio, non piace affatto, dice il profeta, questo è Dio, non piace affatto. Questo qui lo dimostra. Quando questo re venne rimproverato e gli venne detta la verità del ministro dell'edificio e ciò che cercava di dirgli che aveva sbagliato, che Dio aveva chiamato a questo solo discendente di Aronne e che solo loro erano consacrati per il servizio, era tutto ciò che dovevano fare. Erano consacrati a quello, ed un re, per quanto giusto fosse e quando Dio lo avesse benedetto, dice, non aveva diritto di bruciare incenso. Lui stava prendendo il posto di quel sacerdote e non avrebbe dovuto farlo. E quando egli fece questo e fu rimproverato, si adirò. E la sua rabbia esplose. E proprio mentre la sua rabbia esplodeva, sulla faccia gli apparve la lebbra, dice il profeta. Egli fu coperto di lebbra e allora lasciò cadere il turibolo e corse fuori dall'edificio. Cercava di mediare qualcos'altro. Non dovremmo noi agire così. Nella sua rabbia, egli erroneamente fu punito. Oh, fu di una certa lezione per questo giovane profeta. Non importa quanto importante fosse l'uomo, lui doveva attenersi alla sua chiamata. Ed è una grande lezione, dice, per il profeta, perché il profeta, che si era appoggiato su di lui, ebbe un momento di smarrimento. Come lo possiamo avere noi quando ci appoggiamo alla famiglia, alla casa, ai figli, e poi abbiamo le nostre delusioni. C'è solo uno che non delude, dice il profeta. Quello è il Signore. Amen. Quindi, ora dice, andiamo avanti. Già abbiamo compreso la storia. Quindi, andiamo avanti. Gli ultimi 5 minuti. Ora ascoltate, dice il profeta, non potete agire così, restate con la parola. Ora, per questo giovane profeta, questa fu una lezione per cui qualunque cosa cercasse di essere, doveva attenersi alla sua chiamata. In questo egli imparò l'ordine di Dio per gli uomini. L'ordine di Dio agli uomini è restate al vostro posto. L'ordine di Dio per le donne è restate al vostro posto. Voi non potete prendere il posto di un uomo, ma non fatelo. E uomini, non prendete il posto delle donne. Non vestitevi come le donne, e donne, non vestitevi come gli uomini. La Bibbia dice che è sbagliato fare questo. La Bibbia dice che una donna che indossa un indumento che appartiene a un uomo è sozzurra davanti a Dio. Ma ora non si può più nemmeno distinguere l'uno dall'altro. Ed è vero. A maggior ragione oggi gli uomini si fanno le cerette, si fanno tutto quello che fanno le donne, fanno anche gli uomini. È diventato ormai una cosa indescrivibile, no? Così noi vogliamo... Ora noi vogliamo la croce, vogliamo Cristo ora mentre possiamo. Non siate influenzate da uomini, ma non siate influenzate per uomini che vi daranno una macchina migliore in cui viaggiare o una casa migliore in cui abitare e vendere i vostri diritti di primogenitura per Cristo. Seguite sempre chi è influenzato ed è sostenuto da Dio. Dovete sapere che Dio è con loro. Non seguite l'influenza sbagliata. Noi chi seguiamo? Sotto quale influenza siamo? Ma sotto l'influenza di Cristo e sotto l'influenza del suo profeta. Noi non siamo sotto l'influenza di Maometto, che dice ammazza l'infedele. Noi non siamo sotto l'influenza di ministri che dice ammazza l'infedele perché Dio vuole così. È errato, è uno spirito errato. William Branham invece dice questa gente era perché sotto un'influenza errata. Capite? Rimaniamo sempre sotto la giusta influenza. Vediamo che dice qua più avanti e finiamo. Allora dice, non siate influenzati per uomini che vi daranno una macchina migliore su cui viaggiare o una casa migliore in cui stare per vendere i vostri diritti di primogenitura. Seguite sempre chi è influenzato ed è sostenuto da Dio. Dovete sapere che Dio è con loro. Non seguite l'influenza sbagliata. Non cercate di prendere il posto di un altro. Oggi molti vogliono prendere il posto del profeta, ma è sbagliato. Non c'è un altro profeta dopo questo. La visione al Tempio, egli vide Dio elevato sul trono, Dio che era elevato in alto. Ora, che cosa dice il profeta?
Ora il profeta non aveva più dove appoggiarsi, l'unica cosa che poteva fare era andare ai piedi del Signore, entrò nel Tempio, mise là e cosa vide? Vide su un trono il re dei re. Amen. Alleluia. Fermiamoci qua, fratelli. Ora, perché ora il profeta comincia a parlare su quella che è la visione dei profeti. Magari la riprendiamo la prossima volta. Ok, ci alziamo, amen. Quindi, l'influenza di un uomo su un altro. Sappiamo una cosa, fratelli, che tutto ciò che ci dice di usare violenza verso il tuo simile, quella è un'influenza errata, sbagliata assolutamente. Chi ti dice invece usare amore verso il prossimo, quella è una giusta influenza. Amen. Alleluia. Gloria a te. Grazie, Padre, ancora per questa mattina, Signore, dove vediamo, Padre, che il mondo ormai è entrato in un tale caos e spavento, Signore Dio, da non perdere ormai la bussola, Signore Gesù. Le religioni hanno perso la bussola, Padre. Il mondo ha perso la bussola. La politica, Signore Dio, tutto ha perso la bussola, Padre. Ma c'è una bussola, Signore Dio, che la tua Chiesa ha e che segna sempre la stella del nord. Quello è il tuo Spirito Santo, Padre, amen, che nei nostri cuori ci fa guardare sempre a Cristo Gesù, a quell'amore che Lui versò, Padre, e a quella confidenza, Signore Dio, che ancora questa mattina ci sta dicendo, figlioli miei, aspettate perché la mia è venuta. È vicino. Grazie Padre, grazie Gesù, benedicici Padre, grazie di questa lezione che il profeta ci ha dato, Signore Dio, dove ci spiega non vi innalzate, dove ci spiega la via che parte da basso per essere poi innalzate da te, Padre. Sì, Signore, questo lo analizzeremo nelle prossime settimane, Padre. Continueremo con questa predica, Signore Dio, in cui veramente tu ci aprirai, Padre, i tesori che del tuo regno, Signore Gesù. Amen. Perché da là, Padre, non procede malvagità, da là procede amore, da là procede benignità, come disse Paolo, Padre, che i frutti dello Spirito sono amore, carità, gentilezza, bontà. Tutti questi frutti, Padre, devono essere innestati nei tuoi figlioli, Padre. Ma egli disse pure, adiratevi. Possiamo avere quel momento in cui ci possiamo adirare, ma egli disse, ma in questo non peccate. Amen. Sì, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Gesù. Benedici questa assemblea, coloro che hanno ascoltato, Padre. Cerchiamo, Signore Dio, dacci ancora quel perdono, Padre, interiore che Tu dai a noi e che noi possiamo dare anche agli altri, Padre. Amen, Signore. Sì, Signore. Aiutaci Tu, Padre, in questi giorni veramente tenebrosi per questo mondo. Grazie, Signore. Grazie. Nel nome di Cristo Gesù te lo chiediamo. Amen. Alleluia. Signore, ci benedica. Amen. Alleluia.